Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Breu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, in questo intervento volevo commentare le dichiarazioni che ha lasciato Federico Melchiorri alla presentazione, se vogliamo, con il Carpi. Diversi di voi me l'hanno fatto notare con dei messaggi, appunto, sia su YouTube che ovviamente privati, sui vari social, eccetera. E volevo quindi appunto leggerle e commentare insieme. Federico Melchiorri volta pagina, riprendo l'articolo direttamente da Sardegna Sport, e si presenta al Carpi, voglioso di mettersi alle spalle mesi tormentati. Ma se il presidente Giulini nei giorni scorsi auspicava il ritorno del bomber marchigiano in Sardegna, a sentire le parole del diretto interessato, il capitolo Cagliari è ormai chiuso. Farò il massimo per farmi riscattare dal Carpi. Rimanere qui sarebbe la mia opzione preferita. Se potessi scegliere il mio futuro, non avrei dubbio e rimarrei a Carpi. Ovviamente poi la intervista o comunque la conferenza stampa continua e prosegue con quello che lui si aspetta appunto dall'avventura a Carpi, con il fatto che il Carpi l'ha cercato già da diversi anni, eccetera, eccetera. Ma il punto e il fulcro di questa dichiarazione, quello che interessa a noi, è il fatto che comunque lui preferisca e voglia assolutamente rimanere a Carpi anche il prossimo anno. Allora, la mia opinione personale rispetto a questa vicenda qual è? Ovviamente rimango un po' sorpreso, un po' deluso, un po' basito, insomma, rispetto a queste dichiarazioni, perché non me l'aspettavo. Ovviamente non voglio attaccare subito Federico Melchiorri accusandolo di essere traditore o appunto ingrato, eccetera, eccetera, perché comunque ovviamente noi non conosciamo nel dettaglio poi tutta la storia, se vogliamo, come ha vissuto questi mesi, questi ultimi anni comunque Federico Melchiorri a Cagliari. Io personalmente spererei e sarei comunque dell'idea di poterlo comunque rivedere a Cagliari il prossimo anno, l'ho già detto, e quindi non mi smentisco rispetto a quello che ho detto pochi giorni fa. È evidente che comunque se Melchiorri ha fatto questo tipo di dichiarazioni, le motivazioni possono essere due. O appunto sono le classiche dichiarazioni di rito che comunque si fanno quando si arriva in una nuova società, ci può stare, quindi per trovare anche il gradimento da parte del pubblico, da parte dei tifosi, dei allenatori, dei compagni, eccetera, eccetera, o eventualmente perché lui ha la consapevolezza che magari il Cagliari non punta più su di lui, nonostante appunto Giulini abbia rilasciato quelle dichiarazioni. La verità può essere una di queste due, quindi non so ovviamente quale sia la verità, vorrei sperare più nella prima, perché comunque alla fine significherebbe che Melchiorri va a Carpi, si gioca le sue carte, recupera la condizione e il prossimo anno si gioca la Serie A con il Cagliari. Questa è la mia speranza e il mio auspicio. Però ovviamente se Giulini, società Cagliari, comunque non vogliono più puntare su Melchiorri, lui lo sa e giustamente quindi punta tutto sul Carpi, sul fatto che il Carpi lo possa riscattare alla fine di quest'anno, alla fine può essere comunque anche legittimo. Quindi questa è la mia opinione al riguardo, non voglio assolutamente accusare Melchiorri così subito di ingrato, traditore o altre cose, voglio sapere il vostro punto di vista. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza casetto a tutti. Ciao ciao!